Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. E alla fine Davide ha battuto Golia, ha battuto Golia. E in campo c'erano milioni di differenze. Se guardiamo i cartellini, milioni di differenze tra il Foggia come rosa e il Bari. Ma il Bari non ha avuto il cuore che hanno avuto invece questi ragazzi, perché diciamolo subito, questa è la vittoria di questi ragazzi, dei ragazzi che hanno capito l'importanza, cosa vuol dire per i foggiani questo derby. Ed è la cosa che più dispiace, che questa vittoria non l'abbiano potuta godere qui in questo stadio, nel nostro glorioso stadio, tutti i tifosi del Foggia. Erano anni che il Foggia non batteva il Bari, avevamo ancora negli occhi la sconfitta all'ultimo minuto di Bari, il pareggio con quell'errore di Guarna l'ultima volta in Serie B. Il Bari è venuto a Foggia pensando di fare una partita di allenamento, Y ha vinto 1-0, ma non ha vinto soltanto grazie a quel rigore, ha vinto meritando di vincere, facendo un primo tempo alla grandissima, e il Foggia la partita la vince a centrocampo. Entrano Rocca, Salvi e Di Jenno, fanno una partita nel primo tempo strepitosa, difficilmente io nomino il migliore in campo, ma Di Jenno merita oggi una menzione particolare. Della partita cosa dire? Già dall'inizio si era visto che il Foggia era un'altra squadra, era irriconoscibile. Il Bari soltanto al 20° comincia ad avvicinarsi alla porta del Foggia, arriva vicinissimo al gol due volte, proprio con il giocatore che più temevamo, Antenucci prima con un colpo di testa e poi con un tiro che finisce sul palo. Ma dopo un blackout clamoroso che dura 7 minuti, il Foggia riprende la partita e subito, in pochi minuti, riesce ad arrivare in aria. C'è un fallo su Curcio, se non ricordo male, il nostro numero 10 realizza il gol dell'1-0. Ci aspettavamo un secondo tempo in cui il Bari sarebbe tornato. Il Bari è tornato, ha provato a fare la partita, ma di fatto occasione da gol non ne ha avuta, perché questi ragazzi hanno stretto i denti, hanno dato tutto, hanno dato l'anima, hanno dato il sangue. E anche quando sono rimasti in 10 per un'espulsione che non abbiamo capito, un arbitro che ha usato tantissimo il cartellino giallo contro i foggiani, forse per equilibrare quel rigore che ci aveva dato sacrosanto, oltretutto bene gli ultimi 7-8 minuti, gettando il cuore come tutti avevamo chiesto oltre l'ostacolo, il Foggia è riuscito a portare a casa una vittoria incredibile che nessuno, nemmeno io sinceramente, nessuno pronosticava. Questo vuol dire che, come avevo scritto, il campione del Foggia comincia con il derby, perché il derby è una partita tutta diversa, non è una partita normale, e chi aveva detto che la partita cominciava, il nostro campionato cominciava soltanto dopo questa partita, sbagliava. E i ragazzi hanno dimostrato che è così, sono scesi in campo e ci hanno regalato una vittoria che aspettavamo da tanto tempo. Io la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel.